Salvataggio della banca o dei risparmiatori è il tema della conferenza pubblica svoltasi ad Andria sulla delicata vicenda della Banca Popolare di Bari, il cui crack ha causato un danno considerevole a numerosi azionisti e ai loro risparmi di una vita. L'incontro è stato organizzato dal Comitato Vittime del Salvabanche, rappresentato dal portavoce Alessandro Frezza e dai vertici locali e regionali del Movimento 5 Stelle. Stiamo riunendo il più possibile azionisti in modo tale da avere potere per quanto riguarda le azioni per tutelare i nostri risparmi. Il governo ha salvato la banca, dice a parole di voler salvare noi azionisti, ma di fatto provvedimenti concreti, scritti, ancora non ce ne sono. Le nostre azioni al momento valgono zero e quindi noi preferiamo liquidare la banca e abbiamo il potere nella prossima assemblea, piuttosto che rinunciare ai nostri risparmi, a meno che il governo e gli interlocutori che stanno decidendo le sorti dei nostri risparmi non prendano dei provvedimenti scritti, concreti e adeguati per la tutela dei nostri risparmi. A scendere in campo a fianco degli azionisti gli esponenti del Movimento 5 Stelle. L'obiettivo è far fronte comune mettendo in moto iniziative di sensibilizzazione per riportare al centro dell'attenzione il dramma che tante famiglie stanno vivendo con rabbia e delusione nei confronti della politica che per anni ha tutelato le banche e non i risparmiatori. Noi abbiamo chiesto, oltre all'intervento ovviamente del governo in aiuto ai risparmiatori, anche da parte della regione, l'istituzione di un osservatorio che appunto tenga conto di quelli che sono gli effetti che purtroppo devastanti di quello che è accaduto con la Banca Popolare. Andrea, c'è una filiale di Popolare di Bari e sono tante le persone coinvolte. Io ne seguo già un grande numero, ma tanti altri stanno ancora aspettando di capire come si evolverà la situazione e quello che si potrà fare. Certamente da parte nostra è importante informare innanzitutto le persone e metterli davanti a quella che purtroppo è la cruda realtà, cioè quella di una banca che ha, tra virgolette, truffato i propri azionisti. Rassicurazioni per i risparmiatori sarebbero giunte dal sottosegretario di Stato per l'Economia e le Finanze, Alessio Villarosa, in un appuntamento organizzato a Bari dal Movimento 5 Stelle. A raccontarlo la consigliera regionale pentastellata Antonella Laricchia. Di fatto lui ha spiegato che ci sono degli step. Prima di tutto siamo in attesa di una due diligence, quindi dell'esito e dei dettagli che ci aggiornino sullo stato dell'arte preciso della situazione finanziaria della banca e inoltre della decisione che deve essere presa sul piano industriale da parte degli azionisti. In entrambi i casi, in qualunque caso, la presenza stessa del governo dimostra che siamo pronti, qualunque decisione loro prendano, a sostenerli fin dove è possibile.